Salve miei giovani Padawan, bentornati sui super mega riassunti di Elden Ring, run con l'astrologo. Sono sicuro che qualcuno di voi aveva già perso le speranze che io finissi questa serie, ma dato che deve uscire il DLC mi sono detto dai, è quasi un mese che non porto questa tipologia di contenuto, anzi forse più di un mese, e sta per uscire il DLC, quindi magari un piccolo spazio tra i vari giochi che sto facendo adesso ce lo trovo, e dato che mi mancano letteralmente due gameplay, questo e il prossimo, teoricamente parlando, dovrei riuscire a chiudere il tutto. Oggi, molto semplicemente, avanziamo verso l'endgame e intanto cerchiamo di completare la build e soprattutto di ottenere tutto quello che ci manca, anche perché con la potenza che abbiamo dubito che i boss che incontreremo potranno effettivamente ostacolarci in qualche modo. Ma detto tutto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Ok, eccoci qui. Quanto tempo, albero d'oro? È un sacco che non ci vediamo. Quello che faremo oggi, è abbastanza semplice. Dobbiamo completare la build, quindi sostituire questo amuleto con la sua versione più potente. Per farlo, la questione è semplice. Andiamo a sconfiggere il boss che si trova nella fortezza, nella vetta dei giganti, otteniamo il secondo pezzo dell'amuleto che ci sblocca la strada per la zona segreta della vetta dei giganti, che è quella lì sotto. E oltretutto si vede da qua, non so se ci riuscite, sopra la punta del mio cappello, il mausoleo che si muove, che oltretutto vi attacca se vi avvicinate. Ma proprio qui sotto, attaccato alla montagna, c'è la torre di un mago. Una volta che raggiungete quella zona, andate dalla torre del mago, bisognerà attivare una evocazione specifica che poi vi farò vedere dopo si compra all'Accademia di Magia. E dovrete aspettare che quell'evocazione sconfigga una copia di se stessa evocata dalla torre. Fatto ciò, la torre si sblocca e vi dà l'amuleto. Il difetto è che va molto molto molta fortuna, perché voi non dovrete interagire in nessun modo con le evocazioni, e dato che andranno a combattere contro qualcosa che è identico, c'è la possibilità che perdano, quindi è meglio utilizzare tipo voto aureo per potenziarle o cure ad area. Adesso vedrò un po' come gestirmela. Questa diciamo che è la parte un po' più complicata. Fatto questo, si tira dritto fino all'endgame, quindi andiamo ad abbattere il gigante di fuoco, andiamo a fare la masula, secchiamo Gianni e Pinotto, ovvero i due sacriderma, e scoppiamo Malekith. Fatto ciò, per oggi la concludiamo lì, perché gli ultimi boss ce li facciamo giustamente nell'ultimo episodio, anche perché mi sembra giusto così. Bene, direi di andare, anche perché abbiamo un bel po' di strada. Comunque, voglio essere sincero con voi, Dragon's Dogma mi ha veramente traviato io il pensiero e il livello di percezione di quello che ho intorno. Ogni volta che sento volare qualcosa guardo in alto per paura che sia un grifone. Dato che, come sono passato vicino ai pipistrelli, devo stare attento al gigante che mi lancia la freccia. No. Andiamo giù. Liscio. Siamo quasi arrivati. Oh, gli scheletroni. Intanto vado ad attivare il punto di grazia che c'è qua in cima davanti a una delle torri della magia. E poi andiamo direttamente nella fortezza. Oddio, devo stare attentissimo. Aspetta. Liscio. Eccoci qua, siamo arrivati. Adesso abbatto questo mausoleo perché sennò mi rimbomba nelle orecchie durante tutta la boss fight e vorrei evitare. E comunque non mi ero mai reso conto che la notte sulla vetta dei giganti è praticamente identica alla cosa, al giorno, dato che è apparso il boss che compare solo di notte. Eccoci qua, direttamente davanti al boss. Siamo in questo punto della mappa, della fortezza, e siamo letteralmente davanti al nostro obiettivo. Facciamo che ci provo nella maniera più cattiva possibile, che vorrei perdere meno tempo a livello di gioco, eh? Ok, andiamo. Vediamo. Allora, i due soldati dovrebbero morire in mezzo all'onda. Morto. Boh. Scusate, ma non c'avevo voglia di perdere tempo con tutto questo boss, dato che l'ho fatto più volte a questa maniera, almeno così ho risparmiato tempo. Adesso, una volta fatto tutto questo, andiamo su e andiamo a prendere il pezzo dell'amuleto che ci manca. Anche se
Non mi ricordo solo altro. Adesso che ci penso. Che in realtà è molto facile andare a prendere, però. Olè. Boh. Adesso andiamo all'Accademia a prendere l'evocazione e poi ci rivediamo direttamente sull'ascensore. Anzi, no. Vi faccio vedere dove si trova l'evocazione, così potrete finire anche voi questa build. Siamo all'Accademia di Magia. Quando voi arrivate in questo punto, semplicemente evocate Torrent, ignorate il teletrasporto e scendete per la strada. Qui, a parte il fatto che c'è una vagonata e mezza di lupi, quindi letteralmente parlando dovrete schivarli e scappare, con Torrent è abbastanza semplice, dovrete arrivare fino a un punto in cui non troverete un venditore. Di lupi su lupi su lupi su lupi. Eccolo qua. Olè. Ci parlate. No, non volevo fare nessun gesto, gioco. Volevo parlare col tizio. E comprate l'evocazione, che dovrebbe essere... Eccola qui, questa. Che si chiamano... Ceneri di Demone Zannuto. Che sono quegli schifo di mostriciattoli che si trovano nelle catacombe. E adesso dobbiamo andare nella zona segreta della Vetta dei Giganti e trovare la Torre di Magia. Eccoci qua, nella zona segreta della Vetta dei Giganti, e non ci si vede una mazza. Mi sento quasi a casa, ovvero nella Pianura Padana. Allora, molto semplicemente vado a trovare la mappa, sblocco il punto di grazia, no, ecco, non questo, quello che c'è effettivamente al centro della mappa, di quest'area più che altro, e poi vado, se riesco, alla Torre di Magia, perché purtroppo è in quella direzione e andarci così al buio senza avere la mappa sbloccata è un pelino difficile. Mi faccio schifo da solo, ho messo semplicemente il punto alla cieca al centro della mappa, sono arrivato direttamente al punto di grazia e il puntino è perfettamente nella zona dove si trova la mappa. Questo significa che l'ho fatto poche volte il gioco. Come no? Allora, abbiamo la mappa. Eccola. Noi dobbiamo arrivare qui. Il difetto è che adesso, piano piano salendo, non si vedrà più una mazza. Quindi devo andare a occhio e guardare dove piano piano mi muovo. Non colpite mai quei nemici, perché uno è un mutaforma e diventa un orso unico. Ok, dritto di qua, sì. Purtroppo dovete andare alla cieca. Ho messo il puntino, ma... Questo pezzo ve lo faccio vedere, non dico tutto, ma almeno arrivare fin là in fondo. Ah, devo mettermi l'evocazione, aspetta. Via questa per il momento e mi metto i due schifi. Ok. Oh, la palla. Ok, sì, ok, ci sono, ci sono, ci sono. Eccoci qua. Non posso più aprire la mappa. Bene, adesso evocherò i due schifi. In teoria, qui intorno. Eccoli qua. Vedete questi? Eccoli. Quella è l'evocazione. Adesso. No, ho sbagliato. Evochiamo gli schifi, li potenzio e loro dovranno au, e che danno vedersela con il mostro e ucciderlo. Una volta che questo sarà accaduto, in teoria dovrebbero darmi la possibilità di entrare nella torre e ottenere... Oh, bravi! No, no, mi sa che l'evocazione è morta. Già. Posso dargli una mano? Senza morire malissimo. Ah, non capisco se... Questo è la mia... Ah, quello è il mio, ok. No. Quanto è forte? Fammi vedere se ammazzandolo, adesso che l'hanno colpito loro... Devo capire se posso colpirlo e loro devono dargli solo il colpo di grazia o meno. Adesso farò qualche prova, anche perché la porta non si è aperta. Invece sì. Ma come? Ok, nel senso, lo accetto passivamente, Grazie gioco. Non me lo ricordavo. Quando l'ho fatto la prima volta, l'ho dovuto tipo fare una cosa come 10 volte fino a che non sono stati loro a ucciderlo. Non si era mai sbloccato il sigillo. Vuol dire che l'hanno modificato nelle ultime patch e non me ne sono mai reso conto. Eccolo qua. E la nostra build è conclusa.
adesso siamo alla potenza massima. Quando poi utilizzate la cometa di Azur, potete levare questo, che è l'oggetto che vi potenzia solo le abilità caricate, e metterci anche l'altro. Quindi le potete avere entrambi. Tanta roba. Bene, e adesso, verso l'endgame. Gigante di fuoco, stiamo arrivando? Ah già, c'è il tizio con la fiume di sangue. Questo è più fastidioso del boss. Vabbè, però se ti fai colpire così, caro mio, non duri molto, te lo dico. E non ci provare. No. Questo, mio caro gioco, la mia animazione, cioè, dove è andata? Preso. Come no. Sono quasi morto. Quasi. Ma la fiume di sangue da schivare è una vera cavolata. Eccoci qua, dal gigante di fuoco. Vediamo se riusciamo a batterlo velocemente. Stavo cercando di farlo in qualche maniera particolare per cercare di finire prima il combattimento, così ve lo potevo far vedere tutto senza sprecare troppo tempo, ma mi sa che ci devo andare pesantissimamente e basta. Abbiamo muso duro. Su, su. Perché? Il difetto della cometa base, però, che spacca troppa magia. Mi devo un po' troppo poco. No! Poi non capisco come mai, ma mi sa, ok, ci sono arrivato lo stesso. No! Ah no, ma ho usato quella. Ok, pensavo minacciasse la palla di fuoco. Quella dritta in bocca. Facciamo attivarle così. Le spreca. Vai giù. Esplodi. Direi che il combattimento ve lo posso lasciare tutto senza troppi problemi. Non ci ho messo molto. Meno male che ho appena detto che avevo difficoltà con questa build. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Siamo giunti. Eccoci qua. Stiamo per dare fuoco all'albero dorato. Eccoci qua. Mi spiace farla sacrificare. So che c'è il modo per salvarla, ma è qualcosa di veramente assurdo. Dovete attivare la pazzia, superare questo pezzo con la pazzia e poi purificarvi. Cosa abbastanza complicata. Un mio amico l'ha fatto, molto fan il nostro balena. Sì, vabbè, lo sappiamo tutti. Va a fuoco. Andiamo a seccare il duo di Gianni e Pinotto e Maliket. Non perdiamo tempo. Attenzione, arriva un dra. Dov'è? Il nostro drago. Con la sua inutilità. Eccolo! Ovviamente io non lo uccido perché non ne ho voglia.
ma meno la vita. Piccolissimo consiglio per fare il 2 di idioti. Allora, passate di qui, schivate questo, ignorate tutti, andiamo giù da qui, dato che siamo abbastanza ribelli, saltiamo giù dalle scale, entriamo dentro la boss fight, c'era l'evocazione ma chi se ne frega, usciamo dalla boss fight perché il gioco è fatto male in questo punto, attiviamo il punto di grazia, torniamo indietro, attiviamo la boss fight e avremo un'evocazione molto particolare che ci darà una bellissima mano. Rieccoci. Salve, buon uomo. Lei mi serve. Per chiunque non sapesse che ho evocato, è il tizio di Villa Vulcano ed è rotto. Ma rotto, tanto rotto. Nel senso che lui è più che altro tank da far paura, quindi quello che facciamo è evocarlo per fare in modo che lui si prenda i simpatici sacri d'erma e noi li devastiamo con le cose, semplicemente utilizziamo la cometa e boh. No, non venire da me, vai a combattere loro, vai a combattere il duo di simpaticone. Vabbè, ho già capito che eccolo. A me interessa che lui semplicemente se li tenga, poi dopo non mi interessa relativamente poco. Meno uno. E prima che qualcuno dica "Ah, ma così è facile, perché utilizzare le palle che addormentano?" No, 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 quello non è semplice. Con te sa che derma tutti fanno così. Cioè, o utilizzano un modo per bloccare i nemici e scoppiarli malissimo, crepa. Oppure usano semplicemente l'oggetto che addormento. Né più né meno. Li ho uccisi talmente in fretta, eccolo. Vabbè. Oh, finito il mana. No, non ci può fare. Vabbè che ne manca uno, sulle meteore. Hello, come va? Tutto a posto? No, ma le mie meteore, ma crepa, non ci credo, l'ho mancato 3 volte solo perché se la dava con lui. Comunque questo tizio secondo me è al pari come evocazione della mano nera su Dark Souls 3, che è letteralmente l'evocazione più rotta che si può avere contro i boss. Bene, andiamo contro il simpatico Malekith, che è il nostro ultimo obiettivo per oggi. Scusate quello che sto per fare, ma è una questione di principio. Ok, adesso posso andare avanti. Eccoci qui. Scusatemi per la mia cattiveria verso il cavaliere, ma è un boss che odio. Ho guardato il minutaggio e direi che oggi ci fermiamo qui, anche perché ci mancano 3 boss per finire la trama e vorrei potenziarmi prima. Ma lì che te lo ammazzo in 3 secondi, ma vorrei che l'ultimo gameplay durasse un po' di più, cioè fosse abbastanza bello. Sicuramente da qui al prossimo episodio cercherò di portare più su di livello possibile il mio mago, più verso il 150, ma soprattutto andrò a recuperare tutte le convallarie con i vari globi cinerei e tutte le pietre della forgiatura, sempre con i globi cinerei, e molto probabilmente mi vedrete con l'assassino dei miei coltelli a livello massimo, che non è una brutta cosa. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per oggi
è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.